Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Review in diretta, grazie, ben trovati in questo spazio delle 12 in diretta che, come di consueto, oramai da diversi anni, da diversi numeri, siamo qui alla presenza del Signore, cercando in qualche modo di osservare col punto di vista di Dio la quotidianità del credente, osservando anche degli aspetti molto pratici, come quello che osserveremo oggi. Oggi parleremo insieme al pastore collegato con noi dalla Puglia, ci facciamo dire qualche notizia in più, parleremo proprio dell'utilità dell'esercizio fisico. Qualcuno potrebbe in qualche modo storcere un po' il naso di fronte a questo titolo, ma scopriremo nella realtà l'aspetto e l'approccio che il nostro carissimo pastore collegato, pastore Vittorio Brigida, vuole mettere in evidenza con l'aiuto di Dio, e insieme al nostro carissimo ospite vorremmo anche approfondire, perché no, dei temi e anche qualche domanda che tu ci rivolgi. Infatti nella fase una fase, diciamo, più ultima della nostra chiacchierata di oggi, potremmo porre attenzione anche a qualche domanda che ci mandate e ci scrivete via WhatsApp al numero, e lo cito anche per quanti amici ci stanno seguendo da podcast, 379-27-10854, 379-27-10854. Quindi per quanti vogliono interagire con noi, sarà bello poterlo fare anche in diretta. In questo tempo stiamo parlandovi dallo studio di Parole di Vita di Review, ed è in questo lunedì 22 gennaio, sono le 12.06, abbiamo proprio grande desiderio di ricevere dal Signore. Ma prima di andare avanti, mentre vi consentiamo il tempo di accomodarvi nelle vostre case, nei vostri luoghi dove potete mettervi un attimo comodi per seguire la nostra diretta di oggi, prendiamo insieme, come sempre di consueto facciamo, il nostro caffè biblico. Amici del Caffè Biblico, buongiorno. Sta girando nei telegiornali locali questa notizia. C'è qualcuno che taglia i pali di sostegno dell'autovelox nella provincia di Rovigo. La cosa è curiosa e suscita qualche sorriso, ma la verità è che sono circa 8 mesi che questo Robin Hood della strada boicotta questo strumento che certifica la velocità delle automobili. Fino ad ora è riuscito a demolirne già 8, la media di una al mese. I sindaci del paese interessati sono molto arrabbiati. La cittadinanza invece lo approva. Le opinioni sono discordanti, dato che i sindaci difendono, per così dire, il loro territorio dalle alte velocità. I cittadini invece ribadiscono che sono strumenti che servono a penalizzare gli automobilisti, ma che soprattutto servono a fare cassa per il comune. Io non mi permetto di giudicare, ma questo fatto mi ha fatto pensare che l'uomo non accetta quello che ritiene ingiusto e spesso cerca di farsi giustizia da solo. La reazione è umana, specialmente quando subiamo un torto. Ci brucia dentro, abbiamo un senso di ribellione, scatta un sentimento di giustizialismo dove vorremmo azzerare tutto quello che non è giusto nella nostra società. Per ora questo personaggio è ancora sconosciuto, anche se già in altre zone si presentano emulatori del gesto. Le autorità preposte stanno indagando con tutti i mezzi, ma non arrivano ancora all'autore del reato. Bene, ho conosciuto solo una persona che non si è ribellata a una grande ingiustizia subita. Si chiama Gesù Cristo. Lui, il Santo, l'agnello senza peccato, condannato a morire sulla croce per riscattare la nostra condizione di peccatori. Lui ha caricato su di sé le nostre colpe per offrirci perdono e vita eterna. Certo, Gesù non meritava una condanna e una morte così infamante. Lui che nel suo ministero terreno guarì i malati, liberò da spiriti maligni, lui che parlava con chiarezza su ciò che era importante per la nostra vita, una vera conversione a lui.
Non si fece mai giustizia da solo, subì ogni oltraggio dagli uomini perché aveva uno scopo. Come scritto nell'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 3, nel verso 23-24, che dice: «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù». Caro amico, è vero, potresti aver subito anche tu dagli uomini molte ingiustizie, ma apri il tuo cuore a Dio, confessa il tuo peccato e lascia spazio alla sua immensa grazia che può renderti un uomo nuovo. Non ti servirà più farti giustizia da solo, sarà Lui stesso a renderti giusto davanti a Dio. Ascolta cosa dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, il verso 16. «Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Un caro saluto. Ringraziamo Fiorenza, grazie per questo consiglio e anche per questa meditazione. Benvenuti, ben ritrovati in questa diretta di Review. Quest'oggi avremo l'opportunità di affrontare un tema di grande quotidianità e di importanza, direi anche al di là dal contesto, diciamo, cristiano, importanza proprio pratica della nostra vita quotidiana. Mi sto riferendo all'esercizio fisico. Il titolo di oggi è proprio ispirato ad un consiglio, uno dei tanti consigli che Paolo dà al suo giovane discepolo Timoteo, al quale dice: l'esercizio fisico è utile a poca cosa. Ma che cosa si cela dietro questo titolo di oggi? Lo scopriremo e affronteremo l'argomento insieme al nostro carissimo ospite in collegamento con noi dalla Puglia, il pastore Vittorio Brigida. Vediamo. Pace e buongiorno, Vittorio. Pace a tutti. Grazie. Pace e buongiorno, Dio vi benedica. Amen, amen. Vittorio, un grandissimo tema, insomma un grandissimo consiglio che Paolo dà a Timoteo, ma siamo curiosi di comprendere e di cercare di capire anche che cosa c'è dietro questo consiglio, che cosa c'è di base dietro questo consiglio e soprattutto dove ha condotto lo Spirito Santo la tua meditazione. Ti lascio subito la parola e quindi cerchiamo un attimo di avviarci in questa tematica. Prego. Va bene, allora leggo con voi nella prima lettera a Timoteo, capitolo 4, dal verso 7 e 8. Ci tengo chiaramente a precisare che mentre leggevo la Bibbia non è stato un tema voluto come a prepararsi un argomento per questa sede, ma più volte ho dovuto chiedere al Signore: perché Signore mi stai mettendo questo tema nel cuore? Ed è un semplice versetto che ha toccato la mia vita e, come al solito, nella semplicità cercheremo di trattarlo, pensando di non parlare di verità assolute o estreme, ma di consigli che la Bibbia ci dà. Quindi leggo con voi il verso 7 e 8. Dice Paolo a Timoteo: ma esercitati invece alla pietà, perché dal verso 7: ma rifiuta le favole profane e da vecchie, esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Ripeto il verso 8. Perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Signore, ti chiediamo di parlarci e spero che ognuno di voi abbia questa disposizione. Allora, perché voglio parlare di questo argomento? Non sono sicuramente un salutista estremo, e forse si vede, non sono neanche un palestrato. Ma credo fortemente, ed è quello che voglio trasmettervi oggi, che il Signore ci ha dato un equilibrio. Ci ha detto sicuramente di pensare alle cose spirituali,
ci ha detto sicuramente di pensare alle cose relative all'anima, di tenere in salute la nostra mente, i nostri pensieri, anche in vista di una vita futura con lui nel suo regno, ma sicuramente la Bibbia ci dice anche di non trascurare la nostra salute. Quindi l'oggetto di questa riflessione è questa: creare, formare, stimolare i credenti a un certo equilibrio. La Bibbia dice di amare il Signore con tutta la nostra forza, con tutto il nostro cuore, l'anima, la mente, e quindi di essere persone equilibrate. Noi siamo fatti di anima, di corpo e di spirito, e dobbiamo imparare a gestire queste cose. Sicuramente nei miei 40 anni compiuti da qualche mese ho dovuto imparare sulla mia vita, gestire le risorse che Dio ci ha donato. La Bibbia ci dice anche di prenderci cura del nostro corpo, e quindi senza estremizzare da nessuna delle nostre tre parti, noi siamo tripartiti, dobbiamo essere equilibrati. Quali sono, faccio un breve accenno e poi vado al testo, quali sono i tre estremi? Se noi siamo solo spirituali, possiamo essere degli eremiti da soli, o possiamo essere degli uomini ascetici, no? Dove ogni cosa è spirituale. Se siamo solo emotivi, quindi l'anima, il cuore, siamo persone condotte dalla nostra emozione ogni volta. Se invece siamo troppo carnali, quindi corporali, le uniche cose che ci interessano sono le cose della terra, le cose del qui e adesso, le cose che vediamo. Quello che invece ci insegna il Signore e che voglio sottolineare è assolutamente l'equilibrio tra queste tre parti. Preciso anche una cosa, fratelli e amici. La Bibbia ci dice che noi, quando leggiamo un versetto, dobbiamo considerare il contesto. Quindi Paolo scrive a Timoteo in un contesto greco. Timoteo è in Grecia e Paolo scrive queste parole sapendo benissimo di quello che dice. Ok? Quindi iniziamo da questo, un credente equilibrato, e andiamo subito al testo. Primo verso che abbiamo letto è questo: rifiuta le favole profane e da vecchie, esercitati invece alla pietà. Quali sono queste favole profane e da vecchie? Le cose profane sappiamo bene che sono cose che non riguardano le cose sacre. Giusto? Ci sono le cose sacre che riguardano Dio, le cose profane sono le cose che non riguardano Dio. Vi faccio subito un appunto. Rifiutare le favole non significa non conoscerle. Quindi andiamo al primo equilibrio, l'equilibrio della conoscenza e dell'anima. Vi faccio un esempio molto pratico. Molte volte tanti ragazzi con cui parlo per strada, tanti giovani con cui ho a che fare, si meravigliano del fatto che io conosca certe teorie, diciamo, scientifiche, oppure certe canzoni della loro epoca, certe mode. E quando io li prendo in giro, scherziamo, citandogli qualche cantante, qualche cosa, loro si meravigliano: ma come, tu sei un uomo di chiesa, secondo loro, no? Ma come, tu dovresti leggere solo la Bibbia e conosci queste cose? E io gli dico che rifiuto queste cose, non le accetto, queste idee che ci vengono propinate in alcune canzoni, in alcune serie televisive, ma le conosco. Andiamo a un altro verso biblico. Paolo, quando scrive a Tito, che sta a Creta, cita, riguardo alla pigrizia, un poeta cretese. Quindi Paolo rifiuta le cose del secolo in cui lui vive, ma non tutto lo vede come errato. Quindi cita questo poeta perché dice una cosa buona riguardo alla pigrizia dei cretesi. Paolo era un conoscitore della vita. Quindi il primo equilibrio che dobbiamo notare è questo: noi non stiamo chiusi nella nostra bolla,
Non stiamo chiusi nella nostra idea e tutto quello che viene da fuori dobbiamo chiudere le orecchie. Noi conosciamo bene la realtà, conosciamo bene quello che oggi tanti giovani conoscono, conosciamo le malattie, le mode, le tendenze, del momento, ma rifiutiamo ciò che contrasta la parola di Dio, ma le conosciamo benissimo. Ricordo un famoso predicatore, oramai ai suoi 80 anni all'epoca, che a volte ci faceva delle battute su alcuni programmi televisivi spiccioli, e per noi ci sembrava strano. Lui diceva: ma perché vi meravigliate che io conosca questi programmi? Li conosco bene, perché a volte mi fanno ridere e vedo proprio l'inutilità. Allora andiamo al punto. Esercitati invece alla pietà. La pietà è semplicemente il timore di Dio, quindi rifiutare certe idee, certe favole, e esercitiamoci invece al timore di Dio. Allora, primo punto evidenziato, abbiamo detto equilibrio anima, corpo e spirito. Il primo equilibrio è questo: la conoscenza, l'anima, conoscere le cose che sono intorno a noi, la mente, allenare la mente. È importante che noi siamo conoscitori delle cose intorno a noi. Il cristiano non è assolutamente uno che si chiude le orecchie e non vuole ascoltare niente. Il credente è uno che conosce bene la realtà e invece di accettarla, oltre a rifiutarla, la confuta anche, perché spiega quello che dice la parola di Dio. Va bene, spero di essere stato chiaro. Primo equilibrio, l'anima. Andiamo al secondo equilibrio. Perché questo versetto tanto utilizzato, Paolo scrive: l'esercizio fisico è utile a poca cosa? Intanto diciamo subito una cosa. Quando dice che l'esercizio fisico è utile a poca cosa, non sta dicendo che è inutile. Dice che è inutile a poca cosa riguardo poi al verso che dirà dopo, e dopo lo vedremo, perché abbiamo la promessa della vita presente e di quella futura. Quindi intanto dice che è inutile a poca cosa, che non è la cosa principale della nostra vita, è inutile a poca cosa. Ci sono ancora delle cose da dire. La prima: in che contesto Paolo scrive questo? Lo scrive in un contesto greco, abbiamo già detto. I greci erano grandi filosofi e quindi rifiuta le favole, ma erano grandi atleti e anche amanti del corpo. Vi ricordate gli dei dell'Olimpo, no? Zeus, Poseidone, sempre questi grandi fisici scultorei e anche le Olimpiadi, tutte queste attività che venivano fatte, c'era in una parte della Grecia anche il culto del corpo, oltre al culto della filosofia. Voglio segnalarvi subito una cosa. Una cosa è il culto del corpo, un'altra cosa è trascurare il nostro corpo. Questo significa che noi non dobbiamo essere estremi in nessuna delle due parti. Certamente un cristiano che è attentissimo al proprio corpo è un po' strano, visto che dovremmo essere persone più vicine alle cose spirituali o vicino anche alle cose umane, se vogliamo, dal punto di vista morale e sentimentale. Ma sicuramente non è più spirituale una persona che trascura il proprio corpo. La Bibbia dice che noi siamo il tempio di Dio e il tempio di Dio non va trascurato, sia dal punto di vista morale, di non fare niente di peccaminoso, di brutto davanti agli occhi di Dio, ma significa anche che noi abbiamo ricevuto in dotazione questo corpo da parte del Signore e dobbiamo anche non trascurarlo e curarlo. Vi faccio ancora un altro esempio. Paolo proprio a Timoteo dice un giorno di curare il proprio corpo, ai suoi tempi gli consiglia per esempio di bere un po' di vino per i suoi frequenti dolori di stomaco. Gli dice sicuramente di pregare per la propria salute, questo sì, gli dice sicuramente di predicare, di essere di esempio, ma gli dice che se lui ha dei dolori di stomaco, di curare quella sua piaga, quel suo problema.
Un'altra cosa che voglio dirvi riguarda l'esercizio fisico, e questa forse è una delle cose più importanti. Saluto intanto anche io fratelli e sorelle che ci salutano con affetto, pace a tutti voi. Riguarda a trascurare il nostro corpo. Molti di noi forse fanno un lavoro fisico, ma non è detto che molti di noi vivono una vita un po' più sedentaria. Dobbiamo sottolineare una cosa assolutamente per l'epoca di oggi. Noi non ce l'immaginiamo sicuramente un Gesù o i suoi discepoli che vanno in palestra per fare ginnastica, va bene. Ma posso dirvi sicuramente che Gesù e i discepoli erano abituati a camminare, erano abituati a fare degli sforzi fisici. Se vi ricordate, Gesù al pozzo con la Samaritana arrivò stanco. Si mise stanco a sedere e chiese un po' d'acqua. Oggi noi apriamo il rubinetto, esce l'acqua, andiamo al bar e beviamo. Gesù arrivò stanco a questo pozzo dopo tanti chilometri e la donna dovette fare anche lei uno sforzo per prendere l'acqua dal pozzo, voi sapete che si tirava l'acqua, e i discepoli andarono a prendere da mangiare in paese. Quindi stiamo parlando di un'epoca moderna molto sedentaria, dove invece dobbiamo prenderci cura anche del nostro corpo in equilibrio, e parliamo invece di un'epoca in cui Gesù, i discepoli, Paolo e Timoteo vivono, dove ogni cosa richiedeva uno sforzo fisico, persino andare a prendere dell'acqua, persino andare a comprare da mangiare. Se l'alternativa al non curare il corpo è, ascoltatemi bene, stare sul divano, guardare la TV, mangiare qualsiasi cosa, ordinare le cose online, stare attaccati al telefonino, e chissà quanti giovani forse reputano sbagliato non curare il proprio corpo e poi magari stanno davanti a uno schermo, beh, quella sicuramente non è l'alternativa di una persona spirituale. Allora abbiamo detto prima, la conoscenza, il Signore ci dice di curare la nostra vita mentale, di conoscere le cose intorno a noi. Secondo, il Signore ci ha dato uno splendido equilibrio anche con il nostro corpo. Non è spirituale avere degli acciacchi di proposito perché non devo curarmi il corpo. Quello che posso fare lo faccio con molto piacere. Prima di passare all'ultimo punto voglio sottolineare una cosa. La vita moderna ci presenta sicuramente molto più stress della vita passata. Oggi molti di noi vivono una vita davanti a un computer, vivono una vita nello stress del traffico, continuamente sollecitato dai telefonini e da altro. Io oggi non disdegno affatto una bella passeggiata nella pineta vicino casa o vicino al mare o dove posso, perché so che al di là di una questione fisica o estetica è anche il giusto habitat in cui Dio mi ha creato. Sicuramente oggi Dio sicuramente non ci ha creato in mezzo ai telefonini, ai computer, alle macchine, agli stress sotto cui siamo sottoposti oggi. Ma invece noi dobbiamo essere persone nella natura. Molti, Eliseo era un agricoltore, Gesù era falegname, quindi persone abituati anche alla fatica. Se oggi noi trascuriamo questo aspetto e viviamo una vita pigra, dobbiamo invece considerare che l'idea di Dio era di creare un uomo nella natura, abituato al contatto con gli animali, abituato al contatto con la natura, con la vegetazione, dove fare una passeggiata era la normalità. E se oggi noi stiamo trascurando invece la nostra parte terrena, è solamente per colpa di questo modo di vivere della nostra società industrializzata, e anche questo è sbagliato. Quindi ci tengo che se qualcuno sta trascurando il proprio corpo sotto una idea spirituale, è sbagliata, perché se io e te fossimo vissuti ai tempi di Gesù, di Paolo, di Timoteo, avremmo sicuramente camminato per tanto tempo e avremmo fatto diversi chilometri. Quindi non trascuriamo questo aspetto. Infine,
Terzo punto, perché dice Paolo che la parte del corpo è sicuramente l'esercizio fisico è utile a poca cosa rispetto alla pietà, quindi al timore di Dio, che è utile a ogni cosa. Il verso non finisce qui. Io molte volte ho sentito delle persone, no, magari anche con superficialità, l'esercizio fisico è utile a poca cosa, riguardando qualche ragazzo che aveva questa cultura un po' del fisico, no? Cose scherzose che a volte si fanno tra anziani e giovani. Ma il verso non finisce qui. Mentre la pietà è utile a ogni cosa, perché avendo la promessa della vita presente e di quella futura. E che c'entra adesso questo verso se guardiamo tutto il contesto? Sta dicendo che l'esercizio fisico è utile per un tempo, mentre il timore di Dio è utile per sempre. Perché? Perché noi abbiamo la promessa della vita presente, ma anche di quella futura. Ora, guardiamo tutto insieme questo bel quadro. Perché l'esercizio fisico, la cura del corpo, è sicuramente meno importante di quella spirituale? Non perché mentre siamo sulla terra il corpo è meno importante dell'anima o dello spirito, ma perché il corpo durerà solo per un tempo. Abbiamo la promessa della vita presente, ma anche di quella futura. Gesù un giorno deve dire, la Bibbia ci dice, che a che cosa serve l'uomo guadagnare tutto il mondo se poi serve l'anima, se poi perde l'anima sua? In che contesto lo sta dicendo? In un contesto riguardo all'eternità. Gesù non ha mai detto di trascurare il nostro corpo, la Bibbia non dice mai di trascurare il nostro corpo, dice sicuramente di disciplinare le nostre idee, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, ma quello che è più importante è capire che in vista dell'eternità sicuramente se dovessimo trascurare qualcosa di terreno rispetto a qualcosa di spirituale, allora è un altro concetto. Chiudo facendo un riepilogo. Abbiamo detto equilibrio tra anima, corpo e spirito. Abbiamo detto anche che non sono assolutamente né un salutista né un palestrato per essere insegnante in questo, e Dio benedica tutti i fratelli che cercano di stare in salute corpo, anima e spirito. Facciamo benissimo a essere persone equilibrate. In questo equilibrio abbiamo detto rifiutare le favole profane, quindi storie che non c'entrano niente, ma questo non significa non conoscerle. Possiamo studiare, possiamo conoscere i nostri tempi, le mode dei nostri tempi, ma rifiutarle. Siamo persone con i piedi per terra e con la mente concentrata in questo tempo in cui viviamo. Secondo, l'esercizio fisico è utile a poca cosa, significa che il culto del corpo è una cosa, la salute è un'altra, e soprattutto in un contesto dove oggi noi piuttosto viviamo una vita pigra rispetto a anche a 50 anni fa, dove ogni cosa era uno sforzo fisico. Terzo, ma perché tutto questo? Perché devi trascurare la tua salute? Perché devi essere pigro? No, perché certamente in vista dell'eternità tutto ciò che facciamo qua è relativo in base al nostro corpo, perché se noi dovessimo morire, partire da questo corpo per un problema fisico, sicuramente quello che sarà più importante è quello, le scelte spirituali che abbiamo fatto per la vita futura. Che il Signore vi benedica. Prima di passare la parola a Michele, voglio fare una preghiera con voi per ricevere da Dio un meraviglioso equilibrio. Gli estremi non vanno bene in niente. Il Signore ci ha creato tripartiti, e perché dobbiamo avere cura di tutti e tre gli aspetti. Se vuoi, se ti fa piacere, puoi chiudere gli occhi con me e facciamo una preghiera semplice alla presenza di Dio. Signore, ti voglio pregare nel nome di Gesù. Ti voglio ringraziare per come mi hai dato un corpo, per come mi hai dato dei sentimenti, l'intelligenza, e per come mi hai dotato
della mia parte spirituale. Ti voglio pregare, Signore, per tutte le volte che viviamo forme di stress, di esagerazioni, di chiusura nella nostra bolla mentale, mentre abbiamo bisogno di un meraviglioso equilibrio che viene da te. Sicuramente prenderci cura della nostra anima, del nostro spirito, decisioni spirituali importanti, ma prenderci cura anche di tutto ciò che tu ci hai dato su questa terra, il nostro corpo, la nostra vita e la nostra salute. Grazie Signore, perché nella tua parola, nel tuo spirito, nella tua presenza, noi troviamo un equilibrio meraviglioso che ci allontana da qualsiasi forma estrema. Grazie Signore per il tuo equilibrio meraviglioso, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Grazie Pastore Vittorio, grazie per questo approfondimento che ha scatenato e scaturito tantissime domande, una delle quali te la sottopongo subito e vorrei proprio insieme a te provare in qualche modo a rispondere alla nostra amica Francesca, la quale ci dice che troppe volte ha visto questa similitudine, forse sono cose che probabilmente Pastore hai già citato nella tua meditazione, quindi sarà facile riepilogare per la risposta, ma è necessario forse ripeterlo se c'è ancora qualcuno che ce lo chiede. Francesca dice, additando in qualche modo il culto del corpo con il fisico e diciamo quindi l'agevolazione, gli esercizi fisici, qualcuno invece paradossalmente lascia troppe volte, insomma, trascura troppe volte un segnale molto importante, ovvero l'altro eccesso, cioè non la semplice trascuratezza del fisico, ma il problema del mangiare troppo e mangiare senza connessione, senza equilibrio, senza controllo. Qualcuno potrebbe in qualche modo additare molto facilmente chi va in palestra e non utilizzare la stessa facilità invece per chi mangia troppo. Pastore, come si fa ad avere un equilibrio anche in questa forma di osservazione? Prego. Allora, prima di tutto osservando bene la Bibbia, perché noi siamo molto molto bravi a citare i versi che ci piacciono. Grazie per questa domanda. C'è un verso bellissimo che dice, per esempio, di evitare le gozzoviglie e le ubriachezze. Che sono le gozzoviglie in termini di oggi? Significa il mangiare esagerato. C'è un cristiano che a tavola non ha limiti, e non parlo di problemi di obesità, non parlo di problemi di salute, quindi non ce l'abbiamo con chi ha una forma fisica non proprio in linea, pure io ho un po' di pancetta e sono ancora relativamente giovane, non parliamo di questo, parliamo di chi dice ma tu sei cristiano, vai in palestra oppure ti mantieni in forma, non va bene. Però lo stesso cristiano sta a tavola, mangia e beve come non ci fosse un domani. Ora, il mio punto di vista forse non vale niente, ma la Bibbia dice che anche quello non va bene. Noi siamo il Tempio di Dio, il corpo ci è stato dato e lo dobbiamo trattare bene. Quindi, come lo possiamo risolvere? Ricordandoci che ci sono anche altri versetti che parlano della nostra vita. Gesù ha detto anche, non di solo pane vivrà l'uomo. Quindi se alcuni fratelli sono così spirituali da vedere in cattivo modo la forma fisica, possono essere anche così spirituali da ricordarsi che il cibo non è tutto e da mangiare di meno. Grazie, grazie per questa risposta. Ancora un'altra domanda, sto proprio cercandola perché la redazione me le manda. Allora, Giuseppe ci dice, forse un po' seguendo la scia di questa risposta, Pastore Vittorio, è giusto giudicare una persona in base alla stazza? Sovrappeso, un poco spirituale o sottopeso, molto spirituale? Qualcuno insomma associa questa parte, l'hai già detto molto, molto chiaramente, però forse c'è proprio bisogno di comprendere perché si cade nel giudizio partendo da quello che si vede con gli occhi. Prego. Allora, intanto giudicare è già sbagliato a priori quando siamo sempre eccessivi. Non è mai bello dire a uno tu sei pigro o tu sei questo o tu sei quell'altro. È sempre bello al massimo incoraggiare. Purtroppo pure Dio dovette dire a Samuele,
Dio guarda al cuore e noi guardiamo all'apparenza. Però voglio essere un attimo un po' più profondo. La spiritualità non si vede da quanto trascuriamo il corpo. La spiritualità si vede dalle cose in cui noi cresciamo spiritualmente, quindi sicuramente dai nostri discorsi, sicuramente dalle cose che diciamo, che facciamo, gli ambienti che frequentiamo, le cose che piano piano si allontanano dalla nostra vita, un linguaggio sbagliato. Questa è un'altra cosa. L'aspetto della salute è semplicemente uno dei tre equilibri di cui dobbiamo dotarci. Quindi, punto primo, è sbagliato a prescindere giudicare se uno è robusto, se uno è magro, e il famoso body shaming non va bene neanche in chiesa. Due, è meglio incoraggiare se qualcuno è troppo estremo in una parte o in un'altra. Tre, dobbiamo essere equilibrati, perché una cosa è curare la parte, la vita spirituale, importantissimo, un'altra cosa è trascurare il nostro corpo. Grazie. Prego, ancora. Sì, ci sono tante domande, vorrei evitare di essere ripetitivo, Pastore Vittorio, perché mentre rispondi qualcuno chiede esattamente quello che stai dicendo. C'è una nostra amica che dice, a livello diciamo un po' più generico, una nostra ascoltatrice che ci scrive, non c'è il nome quindi non posso citarla, capirà che è lei dalla domanda che ti rivolgo. Pastore, potresti farci un'esortazione più chiara nel guardare oltre l'apparenza per evitare di cadere, l'hai appena fatto, e quindi eventualmente se puoi scandire ancora maggiormente il problema, il grande problema del giudizio legato all'apparenza. Ecco, questo è quello che forse vuole in qualche modo mettere in evidenza la nostra amica. Allora, visto che parliamo di equilibrio, parliamo dell'apparenza. L'apparenza non significa che io possa apparire come voglio, perché questo non significherà qualcosa riguardo alla mia vita spirituale. È chiaro che il lato esteriore in qualche modo parla anche della mia vita spirituale. Non posso dire il Signore guarda al cuore e mi vesto come voglio o appaio come voglio. È chiaro che anche il lato esteriore parla del mio lato interiore. Dall'altro lato ci tengo a sottolineare che è brutto che noi giudichiamo sempre. È sempre meglio incoraggiare, è sempre meglio dire ti incoraggio a fare meglio, ti incoraggio a modificare questo aspetto della tua cosa, o capire perché quella persona fa quelle cose. In questa settimana ho parlato con dei ragazzi che avevano dei jeans tutti strappati, gli ho detto uno che ce l'avevo pure io e due l'ho preso in giro, che forse loro pregano troppo e i jeans sono consumati. Allora, giudicare, sentenziare è una cosa brutta a prescindere. Incoraggiare, formare, aiutare è un'altra. Poi sta a noi anche essere equilibrati. Spero di essere stato chiaro. Meraviglioso. Grazie Signore per questo tempo. Io veramente vorrei un po' scremare le domande, perché arrivano tutte sul non vorremmo fare body shaming, praticamente vogliamo continuare a rimanere, diciamo, nell'equilibrio. Ecco, a tale proposito, la ricerca dell'equilibrio del cristiano passa attraverso, diciamocelo, qualcuno potrebbe pensare che in questo giorno stiamo un po' dando i comandamenti per essere un perfetto religioso e per appartenere ad un perfetto, insomma, avere l'aspetto del perfetto religioso. C'è da dire, voglio sottolineare, Pastore Vittorio, permettimi di incalzare su questo argomento, ma c'è bisogno di comprendere che tutto quello che avviene nel nostro esteriore deve partire da una relazione interiore con Dio. Non è importante mettere una divisa su di un uomo per arruolarlo alla polizia. Se quell'uomo continua ad essere nel suo interiore ancora un ladro, rischieresti di avere un poliziotto ladro. Noi abbiamo bisogno di comprendere che quello che porta un uomo o una donna ad assumere, a vivere certe decisioni, non è altro che il riflesso di un incontro personale con il Signore, e non c'è necessità affatto di entrare in uno standard per appartenere. Quello potrebbe in qualche modo richiederlo una religione, potrebbe in qualche modo richiederlo un codice sociale. È importante anche comprendere, per esempio,
Se vai a fare un viaggio in Arabia, nei paesi medio orientali, e sei donna in alcuni posti, devi necessariamente indossare il velo, differentemente rischieresti di essere maltrattata. Ovviamente questo non lo sto assolutamente giustificando, anzi, però è pur vero che tu sei andata nel suo, che tu sei andato, ti stai trasferendo tu per un viaggio nel loro paese, e quindi è chiaro che comprendere il target con cui devi interagire è necessario prima di tutto, prima del fatto che tu debba evangelizzare, parlare, essere cristiano nei luoghi dove vai, prima di ogni cosa, anche per la tua diciamo, per il tuo equilibrio, per la tua incolumità fisica. Quindi è necessario comprendere che il modo in cui appaiamo probabilmente è strettamente legato, direi quasi certamente strettamente legato, alla nostra relazione con il Signore, che è unita anche allo scopo per cui Dio ci ha chiamato. Se Dio ti ha chiamato ad evangelizzare, ci sono molti amici, faccio un esempio estremo, senza giudicare nessuno e senza nemmeno mettere in evidenza, Pastore Vittorio, correggimi se sbaglio, senza mettere in evidenza quello che si fa e quello che non si fa. Ci sono, per esempio, alcuni contesti religiosi nella nostra meravigliosa Italia, dove le donne di una certa età, faccio un esempio, hanno e di una certa, un certo rispetto, un certo decoro religioso, specialmente nei paesini del sud, che ad una certa età devono portare i capelli corti. Non so se vi è mai capitato di vedere questa usanza. È chiaro che in quei luoghi una donna del genere, se si converte al Signore e si fa crescere i capelli, quando andrà a predicare alle sue coetanee, verrà vista come una ribelle al codice di quel luogo. Ecco, è molto necessario, molto importante comprendere la chiamata che Dio ci rivolge. Io devo regolare la mia vita anche in visione di quello che devo affrontare. L'Apostolo Paolo stesso dice, ad un certo punto della sua vita, che tutto quello che ha imparato è spazzatura ed è stato capace di farsi giudeo con i giudei, greco con i greci, e questo lo puoi raggiungere soltanto con la maturità di una identità personale. Quando è questo a muovere le tue decisioni anche esteriori e anche alla tua capacità di fare, per esempio, un po' più di attenzione col cibo, oppure fare un po' più di attenzione con la consacrazione personale, perché hai bisogno in un periodo particolare di sentire la presenza del Signore un po' più radicale. Queste decisioni sono decisioni davvero importanti, che Dio onora in modo straordinario, proprio innestando nella vita dei figli che lo richiedono l'equilibrio derivato proprio dallo Spirito Santo, che contiene in sé tutta quanta lo scopo, il fine ultimo del modo in cui noi appariamo, il fine ultimo del modo in cui Egli ci vuole realizzare, ci vuole far essere. Dico bene, Pastore? Non so se sei da aggiungere qualcosa. Prego. Sono d'accordissimo, ma addirittura me lo segno, perché questo sarebbe ancora un altro argomento. Un altro tema. Perché ci tengo a centrare ancora una volta l'obiettivo, se nel caso qualcuno l'ha distorto o se io non sono stato chiaro. Oggi non stiamo parlando quindi di apparenza, non stiamo parlando di religiosità o formalità, non stiamo parlando di come appaiamo all'esterno. L'oggetto di questo giorno era, ricordiamoci di essere equilibrati, di essere spirituali, di conoscere le cose del momento e di non trascurare anche la nostra salute. L'obiettivo da raggiungere era magari delle persone che, istruite da una certa fede estrema, credono che essere cristiano significa chiudersi nella propria bolla, quindi non ascoltare niente, non sentire niente, non conoscere niente, oppure addirittura non considerare i segnali del corpo, perché l'unica cosa importante è solamente la parte spirituale. No, ci teniamo a distendere questi fratelli, ricordandoci che il Signore stesso ha detto, per esempio, ai discepoli: venite, riposiamoci un poco, perché tanta era la gente che non riuscivano neanche a mangiare. Quindi l'obiettivo è dare serenità ed equilibrio a certi fratelli che forse istruiti da qualche frangia estrema del cristianesimo
o anche dire ai nostri amici che noi come cristiani non crediamo negli estremi. Dio ci ha fatto intelligenti, ci ha detto di curare il nostro corpo e sicuramente di prenderci cura della nostra parte. Spiritandoci un equilibrio tutti insieme, ricordiamoci che noi non dobbiamo essere esagerati in niente, ma equilibrati secondo il desiderio di Dio. Va bene? Meraviglioso. Allora aspettiamo un'altra puntata per l'approfondimento. Ora detto tra noi, c'è proprio una considerazione, Pastore Vittorio, da dire che resti proprio veramente nell'osservazione un po' più distante dal tema. Ma questo Timoteo che riceve questi consigli straordinari dal Papa Paolo, ma oggi è vero che facciamo veramente sempre molta fatica a considerare i nostri riferimenti spirituali ancora un pochettino come se fossero soltanto a comparto stagno, cioè il mio amico e padre spirituale può darmi dei consigli che riguardano solo la sfera spirituale. Qua vediamo un padre spirituale che addirittura, come appunto dicevi e evidenziavi anche tu, gli dice di prendere un po' di vino per i suoi problemi intestinali, addirittura gli dice di fare gli esercizi fisici, ma non credo che Timoteo nel suo contesto normale avesse difficoltà a rapportarsi con qualche esperto in materia. Eppure Paolo osa in questa meravigliosa relazione confidenziale: Signore, donaci dei padri, Padre, donaci dei figli ubbidienti anche nelle cose che apparentemente sembrano di secondo ordine. Che cosa ci dici di questa relazione di discepolato tra Paolo e Timoteo? In chiusura, eh? Allora, ti farò sorridere. Non dico il nome di questo pastore, ma se mi ascolterà, lui lo sa. C'è un pastore molto vicino a me che lui da sempre, quando riesce, senza trascurare niente delle cose spirituali, ci tiene ad andare a correre, ci tiene a mantenersi in forma. E lui spesso me l'ha dato questo consiglio, no? Dice, guarda, quando puoi curati pure l'aspetto del corpo, perché è importante. All'inizio non lo capivo molto bene come adesso, però lui nel tempo mi diceva, abbiamo fatto l'esempio di Paolo, oggi noi siamo sottoposti a molto stress, siamo sempre a telefono, sempre difficoltà, notizie, persone con problemi, WhatsApp, telefonate, social, e farsi una corsa non è culto del corpo, è semplicemente scaricare tutte quello stress che invece io ho accumulato. Oggi io capisco bene la guida, le informazioni di questo pastore, che non mi diceva solamente cose riguardo, come dicevi tu, riguardo alla Bibbia, alla preghiera, perché lo sa che io lo faccio, non c'è bisogno di dirmi, ricordarmi di pregare e di leggere la Bibbia, perché era assodato. Poi mi diceva pure, mi raccomando, prenditi pure cura del tuo corpo, sia di mangiare bene e sia anche di scaricare il troppo stress. Oggi mi rendo conto che aveva ragione e che fa bene, lui a 70 anni ancora lo fa, e io ne ho bisogno di mettere in movimento anche il mio corpo per non essere sovraffollato delle cose di questa società. Questo era un po' l'obiettivo. Che bello, gloria al nome del Signore. Grazie Padre per questa possibilità. È meraviglioso appartenere ad una chiesa, caro amico, cara amica che stai seguendo da casa. Noi ti consigliamo vivamente di prendere seriamente in considerazione il congregarti con la famiglia di Dio, che non è sotto una insegna, non è una nuova religione. La famiglia di Dio è la famiglia di Dio. Nella tua città probabilmente si riunisce un numero di santi, di figli di Dio, che vive queste relazioni, così esattamente come faceva Paolo con Timoteo, e esattamente come ci sono tantissimi altri esempi, noi abbiamo preso Paolo e Timoteo per dire, però ti consigliamo proprio di aggregarti, di congregarti con un gruppo della tua città per ricevere dal Signore anche quanto Egli stabilisce.
quando dice: darò una famiglia agli orfani, e scoprirai che nella tua parte spirituale probabilmente sei smarrita, sei smarrito, non è un punto di riferimento. Diventerà quindi la tua famiglia anche proprio la chiesa che il Signore ha già stabilito nella tua città. Scrivici, noi siamo felici di darti l'indirizzo più vicino a te, 379-2710-854. Per quanti sono di Monopoli Bari, gli diamo l'indirizzo e facciamo dirlo proprio al nostro carissimo pastore. Prego, dacci l'indirizzo e gli orari di culto. Noi ci riuniamo in via Oberdan 39, giovedì e la domenica alle 19, ma poi facciamo anche altre attività durante la settimana. Per esempio, se desideri che veniamo a casa tua, puoi scriverci. Alcuni giorni della settimana li dedichiamo ad andare a visitare le persone in casa, per ascoltarli e per spiegargli la parola di Dio secondo quello che il Signore ci ha concesso. Che bello, come appunto dicevamo, stiamo parlando di famiglia, quindi possiamo fidarci della famiglia di Dio. Grazie pastore Vittorio Brigida, e Dio benedica potentemente, ancora grandemente, il tuo ministero, il ministero che ti ha affidato. A questo punto spilliamo la promessa, ci vediamo il prossimo mese, a Dio piacendo, con una nuova puntata, e grazie per quanto hai aperto il cuore al Signore e per ministrarci un consiglio, dei consigli molto pratici. Dio ti benedica. Pace caro, Dio vi benedica tutti. Pace, shalom. Vi ringraziamo cari amici, è stato un bel tempo pratico alla presenza del Signore. Vi consigliamo anche di continuare a rimanere connessi con noi qui a Parole di Vita, perché la programmazione continua proprio per allenare, questo è il modo giusto di dire, e proprio per allenare il nostro cuore a ricevere la parola del Signore e vivere una trasformazione, una transizione radicale del nostro cuore, da un cuore di pietra, peccatore, incallito, a un cuore di carne, capace di provare delle emozioni alla presenza del Signore e di vivere la trasformazione acquisendo il punto di vista di Dio, proprio come quello che facciamo qui a Review, il vostro programma d'attualità cristiano in onda da lunedì al venerdì alle ore 12. Con questo vi saluto e vi do appuntamento, a Dio piacendo, a domani con un nuovo argomento da affrontare insieme. Dio vi benedica, pace, shalom.